Ciao, in questo video ti faccio vedere come funziona questo Vox Unplug 2 per basso. La scatola è questa. È un aggeggino che costa sui 40 euro e serve praticamente per poter studiare basso utilizzando le cuffie, quindi senza far uscire il suono all'esterno e quindi disturbare i vicini, quindi utilissimo se sei in un condominio. Allora, innanzitutto ha un ingresso jack che tra l'altro posso modificare in base all'ingresso del basso che ho. Poi ha un pulsante d'accensione, qua un'uscita cuffie. Adesso poi io lo collegherò all'impianto per farti sentire come suona. Poi abbiamo un ingresso ausiliario in cui possiamo inserire o tramite mini jack possiamo inserire o il segnale di un telefono oppure di un tablet o dal computer, in modo da far andare una base, una batteria, quel che possiamo avere da fonte esterna, quindi utilizzando il volume in ingresso del cellulare, non è gestibile da qua dentro, perché le tre rotelline sono volume, che è volume del basso, tono, molto carino, se lo chiudo ho un tono più cupo, quindi ho meno esaltazione delle frequenze alte, man mano che lo apro il suono si apre. Sono tutti suoni comunque molto credibili, il suono del basso viene mantenuto, viene esaltato e in cuffia trovo che dia una bella sensazione. La terza rotellina, ritmo, si attiva tramite un click, un pulsantino. Abbiamo tre groove di batteria, quindi io clicco una volta, parte il primo groove, che clicco di nuovo, passa al secondo, di nuovo al terzo e poi si spegne. Se voglio, e c'è il suo volume, quindi il volume della batteria. Se invece voglio aumentare o diminuire la velocità, allora devo tenere premuto ritmo e poi girare la rotellina da una parte o dall'altra per accelerare oppure rallentare. Benissimo, ti faccio vedere poi adesso brevemente come funziona. Ricordo ancora che ha due pile mini stilo fornite insieme alla confezione. Andiamo a sentire come suona. Benissimo, ho attaccato il mio Unplug 2 al jack del mio basso. Posso anche quindi fargli fare diverse angolazioni in base a dove sta l'ingresso. Ho quindi il volume, quindi qua ne ho ancora un bel po'. Adesso i toni sono chiusi. Man mano posso aprirli. Aumenta anche chiaramente un po' il fruscio, poi dipende anche dal basso. Così sono quasi al massimo. Così al massimo. Secondo me la via di mezzo è sempre più o meno quella migliore. Trovo che comunque il suono del basso sia bello. Se cambio i pick up sento anche questo passaggio. Adesso avevo solo il pick up al ponte, se invece metto solo il pick up al manico anche qua avrò il timbro del mio basso che viene comunque rispettato. Poi ho il terzo pomello, quello in cui vado a inserire la batteria, quindi basta cliccare e mi parte il primo groove. Posso esercitarmi, cambiare groove, secondo, leggermente più complesso, con parti rullanti un po' spostate, e terzo. Con un quarto tocco vado a spegnerlo. Come dicevo prima, se tengo schiacciato e giro, vado a aumentare o diminuire la velocità. Benissimo, questo è, secondo me, è un aggeggino molto comodo, appunto se non hai la possibilità di suonare avendo l'amplificatore a manetta a casa.